Frank, sei pronto? Venga, a dire la verità, sono un po' ubriaco. Come ubriaco, Frank? Quest'oggi uno dei pochi giorni dove, insomma, ci servi integro, tra virgolette, sei ubriaco. Orazio Costina ha fatto una grigliata e devo digerire la carne. Sono potuto bere almeno 6 litri di vino perché non andava giù. Vabbè, come non detto. Bella raga, sono Flaine, bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5, tornati con un nuovo esperimento slash cosa succede. Perché sì, raga, quest'oggi combineremo il cosa succede a, appunto, un esperimento. Proveremo, appunto, a rintracciare tutti e 50 pezzi dell'astronave, appunto, per scoprire cosa succede alla fine. Perché io, raga, tra l'altro, non li ho mai collezionati, quindi non ne ho la più pallida idea. Soprattutto, raga, faremo anche un esperimento con questi pezzi di astronave che troviamo in giro. Ma prima di cominciare, non per evitare, lasciami un bel pollice noi su, cerchiamo di arrivare almeno, non lo so, raga, potremmo fare 6.000 mi piace per questo video. E commentatemi qua sotto con Dai, oh, aspetta che devo fare l'ubriaco challenge. Mi ha taggato denti di legno, devo riuscire a guidare l'ubriaco facendo meno incidenti possibili. Allora siamo partiti male, raga, commentate con scritto, non lo so. Franklin, disintossicati. Frena, frena, Franklin, frena, frena. Dove stai andando? Cosa stai facendo? Figa, prendi in prestito un attimo la macchina da debalzio. Se i denti di legno vedo che ho già la macchina scassata all'inizio, vuoi perdere la sfida. Franklin, per cortesia, riusciresti a stare zitto un attimo? Che dobbiamo, insomma, abbiamo una missione da compiere, quindi cerca di fare quella come cavolo guidi, maldizione. Per fortuna che devi cercare di beccare meno ostacoli possibili. Dai, io potevo fare in fretta perché mi aspetto un'altra sfida abbastanza delicata. Come sfida abbastanza delicata, guida bene, maldizione. Non andare a sbattere, porca miseria. Franklin, sei un imbecille, ti fermi, maldizione, ammazzerai qualcuno. Frena, 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 frena. Fermati. Mi ha attaccato Jack Sparrow nella sfida di catturare i topi con i piedi. Ma santo Dio, Franklin, veramente, fermati. T'ammazzi adesso, t'ammazzi, perché io te l'ho detto che t'ammazzi. Che pazienza, santa miseria. Secondo me quel vino era invecchiato male, però. Sei invecchiato tu male da quando sei nato, maledizione. Attraversa la strada un tipo. Ma soprattutto si può sapere dove stai andando, non beccare le... Madonna. Devo andare a Grove Street, la sfida si conclude tirando missili appunto nella zona di Artù. Così se lo trovo gli spacco la testa. Vabbè, fa quello che ti pare, che ormai sono esasperato. Comunque, ombre, qual è l'esperimento che dovremmo fare quest'oggi? Dovremmo trovare almeno un pezzo di astronave. Franklin, ti fermi che potrebbe farsi male qualcuno con sto roba, maledizione. Dopodiché prenderemo l'oggetto così come fatto, raga, e cercheremo di clonarlo per 50 volte. In modo che trovandone uno, appunto, possiamo completare la sfida con un solo colpo. No, figo, mi sta salendo sulla botte, non capisco più un cazzo. Franklin, ce ne andiamo via, porca miseria! Dai, ha detto mia nonna se mi facevo un panino alla mortadella, ha detto che per l'una è pronta. Cazzo, ci vogliono 4 ore per fare un panino con la mortadella. Io lo so, mi sembra che abbia detto mu, forse ho telefonato una mucca. Franklin, ce ne andiamo via di qua, porca miseria, che sei fatto comunque. Come i compiti a casa, no, signora maestra, non li ho fatti. Raga, mi scrivete se c'è un manicomio su GTA che ci sbatto dentro, Franklin? Era l'ultima viva questa? Sì, ok, adesso Franklin, calmati. Un bel respirone, ti vai a disintossicare, o casomai cambio personaggio e vado a farlo con qualcun altro, ok? No, perché devo farlo per forza con Franklin, perché questa missione funziona appunto con Franklin, peccato. Dai, oh, povero scemo, andiamo via che hai anche ammazzato i tipi dell'ambulanza, che erano gli unici che facevano del bene qua in mezzo. Non investire nessuno, bravo, bravo, dove vai? Tu sei ancora ubriaco, vero Franklin? Non so manco perché ti faccio sta domanda. Io la maestra non l'ho studiato, su, dico la tabellina del 2, ma le altre non me le ricordo. Franklin, ce la fai a stare zitto, porca miseria, non beccare, maledizione, se sei stupido. Sì, un incidente di percorso. Ma la smetti di sparare ai medici, porca miseria, ma vai via, per favore. La maestra, Cristoforo Colombo è nato nel 1456 ed era già un drogato del cazzo. Facciamo una cosa, Franklin, parcheggia qua la macchina, falla esplodere, lascia perdere questa sfida così balla non ti rintracciano. Perfetto, vai via calmo. Uè, Osvaldo, chiamabili insieme. Franklin, facciamo una cosa, vai a casa che prendi qualche pastiglia così stai meglio. Solo secondo, le pastiglie buone se io dove trovarle, qua si trova sempre della roba buona. Ti sei rotto la testa, manco te ne sei accorto. Poi secondo me sei nel territorio dei Ballas, se qua ti vedono ti sparano, vai via. No, fosse una farmacia ma non c'è niente, tanto vale dargli fuoco che non serve a nulla a sto posto. Appena Artugo verrà a sapere dei casini che hai fatto, Franklin ti verrà a rompere la testa. Bravo, cerchi di guidare in modo cristico, vai a casa, ti prendi una bella aspirina, qualcosa, e cerchi di non ammazzarti. Vai a casa, Franklin. Mi giro un po' la testa. Ok, ombre, ci siamo. Franklin in teoria sta meglio adesso, non ha più problemi, cioè no, problemi di alcol, quello sempre, però diciamo non è più ubriaco. Allora, io so che c'è un pezzo di astronave qua nascosto nella zona appunto agricola. Non ti sfondare la testa. Vabbè, che tanto ormai il peggio abbiamo passato. Fermati, un po' di aria di campagna ti può sol far bene. Fermati un attimo, da bravo, e cerca sto pezzo di roba senza distruggerti la testa per l'ennesima volta. Vieni fuori di qui. Appunto, è nascosto qua, ma non so di preciso dove sia. Mi sembra che sia, tra l'altro, mi sembra sia l'unico che abbia mai trovato, forse, o forse ne ho trovati tre. Nel mio salvataggio originale di GTA, non lo so, che poi tra l'altro ho fatto nel 2000.
13, non mi ricordo manco più. Comunque, allora, io volevo vedere un attimo se c'erano gli obiettivi completati, perché in teoria non l'ha ancora completato, quello dei 50 pezzi di roba, appunto, di astronave. Che tra l'altro, qual è la cosa figa di sta missione? Cioè, figa, tra virgolette, è che non possiamo avere nessun salvataggio riguardante questa missione. O li troviamo, o non li troviamo. Questo filmato non è che uno lo può avere, non lo so, scaricando un salvataggio e rigiocando una missione precedente. Assolutamente no. Questo avvenimento folle, una volta svolto, raga, scompare completamente, non ce n'è più traccia. In teoria, in questo salvataggio non dovrebbe essere ancora stata completata e in teoria dovrebbe già essere stata attivata, mi sembra. Dai, solo un secondo, chiedo a sto tipo se è una bottiglia di vino con un po' sete. Sì, ma per chiederglielo, non è che devi travolgerlo, basta parlare. Ecco, vedi che lo fai scappare via. Si vede che o è astemio oppure un alcolista, o io non posso sentir parlare d'alcol. Allora, su una guida che ho letto c'è scritto che appunto quello di questa zona, perché io assolutamente, ragazzi, non mi ricordo, è nel quinto filare, però non specifica quale quinto filare. Qua ne avevo 30 a partire da sopra o da sotto. Quale vigneto poi, raga, non ci ho capito nulla. Allora, deve essere... Questi sono due tipi scemi che parlano. Guardiamo un attimo se qua in fondo. No, io ho troppa sete. Quasi quasi chiedo solo un po' di vino di Geppo lo Zingaro. Magari mi fanno uno sconto. Franklin, non ti azzardare, stai zitto. Attivando il visore, raga, non si vede assolutamente un cazzo, niente. Ditemi tra l'altro se avete mai completato questa missione. Intanto sto vedendo una delle cose più stupide mai viste al mondo. Cosa serve? Sparare via le foglie in un vigneto. Sì, fate uno spreco, fumale almeno. Ovviamente, raga, io spero che funzioni la cosa di clonare l'oggetto e appunto prenderli in massimo, da appunto da arrivare direttamente a 50, tutto appunto 50 volte, ma è bello così. Nel caso non dovesse funzionare, visto che non c'è nessun salvataggio disponibile, appunto, o lo facciamo o ce lo prendiamo in quel posto, guardo se trovo qualcosa e ci facciamo la reaction, appunto, seduta stante. Volevo sapere una roba, solo io c'ho sete. Franklin, dopo che sei stato ubriaco per mezzo video hai fatto più casini tu di non so chi, hai anche il coraggio di parlare. Ma io sono peccato di gioventù, chi non li ha mai fatti? Certo, chi non beve 6 litri di vino poi vai in autostrada con la macchina ai 150 orari, 200 ovviamente. Vengo peccato anche 300. Sì, vabbè, quello lì. Quando lo trovo non so se in questo salvataggio l'abbia già trovato e abbia già abilitato la missione, perché il punto interrogativo non ce l'ho e qua nella zona non c'è. Proviamo a cambiare un attimo il salvataggio, vediamo un attimo cosa ci salta fuori. Adesso prendiamo Franklin, che in teoria è una missione che possiamo fare solo unicamente con Franklin. Altri personaggi non servono assolutamente a nulla, poi non so se alcune cose possono essere trovate da uno o da un altro, non ne ho la più pallida idea. Casomai, se non lo trovo, ma anche con questo, raga, prendo Trevor, ci do un'occhiata, sarebbe un'idea. Adesso, seriamente, io non mi ricordo bene qual era il vigneto, forse era quello più a destra. Io mi ricordo che era sopra questa zona, che minchia vuole l'Ester tutte le volte, maledizione. Era qua, mi sembra, in uno di questi filari, non mi ricordo bene quale, forse questo qua in fondo, forse era il settimo, non mi ricordo bene. Diamo un'occhiata qua in fondo, ma anche qua non c'è nulla. Dai figo, io sete. Frank, se parli ancora giuro che disinstallo il gioco. Raga, ho provato a prendere Trevor a vedere se colui mi fa vedere qualcosa, ma ho i miei dubbi, ho assolutamente i miei dubbi. Qua siamo nel quarto filare, c'è qualcosa qua in fondo? Non c'è assolutamente niente. C'è un altro posto, comunque, dove era possibile trovare un pezzo di astronave, ed era anche poco distante da qua, mi sembra sia sotto questo ponte. Adesso non mi ricordo se era sotto l'acqua o qua sotto al ponte. Proviamo a entrare in acqua, vediamo un attimo cosa succede qua sotto. Allora, qui non c'è. Cioè, in teoria, raga, si vede perché lampeggia. Magari sotto la cascata qua dietro. Non lo so, non ne sono così tanto sicuro. Fatemi dare un'occhiata, ma qua sotto non vedo nulla. Dovrebbe essere in questa zona comunque, sotto al ponte, proprio di preciso, qua. Una roba del genere, però in questo caso non c'è, non lo vedo. Allora, raga, torniamo con Franklin, proviamo con un altro salvataggio. Ok, ci siamo, raga, fatemi dare un'occhiata se in questo è disponibile la missione. Non mi ricordo, è questa... o è quella qua a destra? Nella zona ancora da esplorare. Secondo me, raga, non lo so, sono indeciso. O forse questa qua. No, secondo me, raga, è questa. Qua sblocchiamo la missione, dopodiché possiamo trovare gli oggetti. Sì, ok, perfetto. Qua abbiamo lo scemo che comincia a far fugliare cose a caso. Franklin, mi raccomando, stai calmo. Abbassa le mani che lo sono in vero, ti spacco la testa. Franklin, stai calmo, non menare nessuno. Guarda, che questo è uno scemo che non so cosa faccia, perché non l'ho mai fatta sta missione. Cioè, l'ho fatta, l'ho attivata, ma non mi ricordo assolutamente nulla. Ci fa una sorta di... un'analisi, non so cosa sia, con una sorta di robo che sembra... Ok, deve aver smesso di far fugliare, in teoria. Adesso ci spiega meno male com'è la missione. C'è il tipo che indica per aria, non so se stia bestemmiando o stia ingiurando contro il cielo, ma in teoria dovrebbe parlare che è stato rapito dagli alieni. Sì, devo ammettere che è decisamente molto deficiente. Franklin, non menarlo, perché so come vanno a finire ste cose. Poi dicono che sono io quello che beve, questo si è fatto anche il mix con i funghi. Dai, non ho per il caso che devo andare a farmi la sera. Cazzo è quello, un porno? No, Frank, sono i pezzi di astronave che devi trovare, maledizione. Questo tipo abbastanza, insomma, con un intelletto abbastanza discutibile, ci lascia questa missione che dobbiamo trovare i pezzi di astronave. Non so cosa ne voglia fare una volta appunto ottenuti, perché ripeto, non ho mai terminato questa missione. Diamo un'ultima perlustrazione. In teoria questa qua dovrebbe essere la definitiva. La missione è attivata noi, quindi sappiamo che è attiva. Allora, raga, lungo queste zone, cioè non mi ricordo bene se era questa la zona, c'è scritto il quinto filare, ma non di quale vigneto. Magari lungo questa zona è sparita una persona.
È apparso adesso, raga, ha fatto scoprire la persona ed è apparso l'oggetto. Ok, questo è il pezzo dell'astronave che stavamo cercando. Madonna mia, quanto me l'ha fatta sudare sto robo. Attiviamo immediatamente lo spawner. Dopodiché, raga, proviamo a clonare questo oggetto. Potremmo prendere gli oggetti che riusciremo a clonare. Non lo so, raga, ma cominciamo immediatamente con una clonazione massiccia. Però il colore è diverso. Non so se possiamo raccoglierli quelli, ma in teoria, essendo lo stesso oggetto, copiando appunto le stesse caratteristiche, non lo so, raga, sono abbastanza perplesso. Se vado avanti... Perché si è bloccato il gioco appena ho toccato queste? Si è ripreso, raga, però io avevo già ricevuto danno. Sapete, quando becco danno mi blocco. L'avevo già ricevuto con questo salvataggio, quindi non ho capito sta roba. Sono assolutamente anti-danno, anti-tutto, raga. Non possiamo fargli assolutamente nulla. Peccato, peccato, perché io speravo, raga, di riuscire a fare, insomma, con un colpo, beccarli tutti. Ma a sto punto, raga, nada. Visto che non sto a cercarmi tutti e 50, sennò divento seriamente idiota. Poi con Franklin, raga, è ancora peggio. Guardo se in giro trovo qualcosa a riguardo. Poi ci facciamo una sorta di reaction assieme. Beh, facciamo in fretta di andare a fumare. Frank, fai quello che ti pare, solo che stai zitto. Ok, ci siamo. Questo tizio sta andando appunto dall'idiota che ci ha mandato questa missione. Poi tra l'altro non si sblocca manco niente. Cioè non vedo che c'è un puntino o qualcosa. O sì, o c'era, non lo so, non ci ho fatto caso. Ok, ci siamo. Esulta come un pazzo per l'ultimo pezzo. Dove lo porterà? In un garage. Probabilmente, raga, non so, abuserà di lui o no. Cosa ha fatto con l'astronave? Ma è scemo questo, cosa fa? È pieno di pezzi di astronave luminosi. Quindi li ha riattivati. Questo è scemo, raga, dai. Cioè, va via così. Ma è scemo. Cioè, in pratica, noi trovando tutti i pezzi dell'astronave, ci fa vedere un filmato dove lui mostra, appunto, che utilizza questi pezzi di astronave in modo assolutamente balordo, non so cosa faccia, fa partire una sorta di rotella volante... E in più ci dà lo Space Duker. Quindi questa è la ricompensa dopo aver trovato appunto tutti i pezzi di astronave. Possiamo averne unicamente una. Quindi nel caso appunto dovessimo ottenerla e la distruggiamo, non possiamo mai più averla su questo gioco. Tanta roba, raga, non lo sapevo, cioè sapevo che c'era sta macchina storta perché mi è stata fuori nella rampa tantissime volte, però non sapevo appunto la sua origine. E il risultato appunto è questo: il tipo scemo costruisce uno Space Duker. Mi stavo facendo qualche animazione strana, gli esplodessi mano qualcosa, non lo so, sinceramente non aspettavo più una roba del genere. Poi neanche ce lo lascia lui, non glielo rubiamo in teoria, ma lui farfuglia cose strane su una sorta di trottola volante che non ha senso. Comunque, ombre, guidando questo distillatore con le ruote, io termino qui questo video. Spero che vi sia piaciuto e se così fosse vi lasciate un bel pollicione, un commentino. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Se non siete ancora iscritti, trovate tutti i social sotto in descrizione nei commenti. Come al solito, Franklin, dove stai andando? Venti di legno, aspetti in hotel che facciamo un troppo party. Perché ti chiedo anche le cose, maledizione? E che dire, qui da Flenda, quell'imbecille di Franklin. È tutto. Bella riga.